dati sono importanti, importantissimi, però bisogna un attimo anche dare spazio ai giovani, quindi creare una sinergia con i ragazzi che stanno crescendo, che stanno venendo fuori, perché il Made in Italy è una grande lezione, una grande eccellenza del mondo, e questi giovani vanno premiati e vanno costruiti. E io, ecco perché il mio sogno è questo, quello di far sì che tutti i giovani che in Italia stanno facendo collezioni, capsule o piccoli esperimenti, esperienze di creative, possano un giorno raggiungere un grande successo, uno spettacolo nel mondo. I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Io voglio parlare del fatto che, al di là dei nomi, qualsiasi giovane bravo che si sta affermando dovrebbe essere affiancato dalle maison più importanti italiane, affermando il Made in Italy, utilizzando tutte queste nuove risorse, finalizzandole nella comunicazione e nella distribuzione, dando anche l'opportunità ai giovani di creare delle collezioni costruttive e portabili. Mario Dell'Oglio, soprattutto buyer della moda maschile, che ha i suoi negozi in Sicilia. Com'è la situazione lì con i giovani designer? Com'è la richiesta del vostro mercato? Parlami un po' di questa vostra realtà. Ma i giovani designer sono, quando sono filtrati, amalgamati ai grandi designer, riescono sempre ad avere una parte importante. Perché c'è un contributo che a volte è piccolo, cioè nel senso a volte di pochi pezzi o di dettagli, che però completa moltissimi grandi designer, e questo trova un consenso del mercato importante, perché ovviamente sono quelle chicche, quelle cose speciali, quelle cose molto particolari che chiaramente completano e valorizzano una proposta, e quindi anche chi lo compra. Tonight for Amsterdam Fashion TV we have Imoor. How? Ciao, welcome. So how you define yourself? Are you a blogger, a fashion consultant? Tell me something about you. We are fashion consultant, blogger, fashion and lifestyle consultant, blogger and TV talent in Italy. Great. So let me know, what do you think about the young Italian emerging designers? They have a really hard life because they don't have a lot of space in Italy. In Italy is a weird country. We have big names, big brands, but they don't allow new creativity to come out. I don't know why. The young generation of designers in Italy, they find the right place with the French brands. You think about Givenchy, you think about many French big brands. They have Italian creative director. But this doesn't happen in Italy, so it's time to change. Antonella Bruno, head of Lancia Chrysler Brand EMEA. Okay, so why Lancia and fashion? And why Lancia and camera buyer Italiana? Lancia and fashion because we have a long history with fashion, especially because our hero model, Ypsilon,
is for us the fashion city car in Italy. So we position the car in the fashion world and we support a lot of events. We have a partnership not only with Camera Buyer but with the Biblioteca della Moda, the Fashion Library, that we are sponsoring from January 2014, and where we are holding all our events in terms of product launches, press conference. So we have established a bond that it's one of our pillars for the 2014 strategy. After the summer we will launch in Biblioteca della Moda the new YL, so we are introducing a successful car in partnership with one of the most important magazine, European magazines, and the event will be held again in Biblioteca della Moda. Okay, but I'm very curious to know why Lancia and fashion. Is this going to be a fashionable car? How you see the car is for the fashion people? Just let me know something about it. Yeah, as I was saying before, Lancia Y is the fashion city car. It's a car both at 70% by women, and it's both in the B segment. The B segment is the car, the segment where small cars are playing, and Y is both for style, with a weight double than the segment. So style has always been a characteristic of the Lancia Y. And considering that we have a car so peculiar, the fashion world, it's something that has always represented one of the fields in which we position the car. And it's the reason why we are playing with our special series, with trims, with colors, with customization and personalizations, always looking at the latest trend in catwalk. It feels like drowning, pulling against the street, pulling against the Siamo questa sera con le donne, le fashion icon della moda italiana, Roberta alias Penelope, che ci parlerà della sua visione sui giovani talenti e di come lei ha fatto il suo lavoro di pioneer e talent scout. Giovani mi interessano comunque sempre, anzi la mia attività è impegnata nella ricerca, per cui sono costantemente osservo tutto quello che capita nel mondo della moda, soprattutto le nuove situazioni, nuove tendenze, e sono una persona, un'azienda che dà spazio a giovani e a queste prove che sicuramente ogni stagione immetto nel mio contenitore Penelope. Hai qualche nome da dirci in particolare del Belgio che secondo te... Belgio posso dire, se mi ricordo il nome, Kim Samp. Cedric Charlier, molto bravo. Charlier. Altri giovani dall'Inghilterra, hai trovato qualcosa di interessante? In Inghilterra trovo sempre giovani interessanti da poter mettere nella mia palestra, da poter dare delle chance di prova, sono personaggi molto forti tante volte, forse troppo, ma che sicuramente in quanto a creatività non manca, ed è sempre un piacere fare queste sperimentazioni. Secondo te qual è la fiera che offre più creativi in Europa? Parigi, Londra, Milano, Firenze? Creativi siamo noi che li scopriamo tante volte, possiamo scoprirli a Pitti, possiamo scoprirli a Berlino, Londra tante volte, Italia. Tante volte stanno dietro l'angolo, è importante avere la testa e la personalità pronta a essere, a ricettare quello che c'è di nuovo, che può essere anche qui vicino. Nei tuoi negozi si vende più accessori o abbigliamento? Adesso lo dice 50-50 in questo momento, perché l'accessorio ha avuto abbastanza il sopravvento, è molto importante, è una fascia che ritengo fondamentale e che è determinante al business. Allora, io sono in questo momento sono il creative director di Karl Lagerfeld
ed è una brand abbastanza recente, anche se Karl Lagerfeld è un designer di tantissime, insomma, di tra virgolette, insomma, delle più grosse maison che ci sono in questo momento, però la brand è piuttosto giovane perché stiamo lanciando proprio in questo momento sul mercato un nuovissimo progetto, perché l'idea praticamente di Karl Lagerfeld è quella di fare una moda molto più accessibile e che sia diretta soprattutto ai giovani, che vada veramente ad un target di riferimento completamente diverso da quello che è un po' la sua storia. Quindi contentissima praticamente di cominciare questo progetto, anche perché sono un'italiana ad Amsterdam, perché la sede è ad Amsterdam, quindi contenta, insomma, di essere stata scelta per portare avanti questa storia. Benissimo, mi piacerebbe sapere se la vostra azienda Maison recluta le giovani leve, se crede nei giovani, se prende proprio i neolaureati del fashion design, se li prende da tutto il mondo o sono, diciamo, più focalizzati su paesi come l'Italia, la Francia. Come funziona? Ce lo puoi spiegare? Allora, sicuramente noi stiamo investendo tantissimo nei giovani, abbiamo un enorme parco praticamente di ragazzi e facciamo una ricerca abbastanza internazionale, prendiamo tanti ragazzi dall'Italia perché sicuramente l'Italia ha un background nella moda che è importante e consistente, però giriamo tantissimo, accettiamo proposte da varie scuole, quindi io personalmente mi occupo veramente di fare una grossa ricerca per verificare appunto talenti giovani emergenti che sono un po', insomma, in giro per il mondo. Quindi non siamo assolutamente legati ad una specifica nazione, sebbene l'Italia naturalmente, diciamo, non per nostra scelta, ma finisce per arrivare sempre tra le prime per il grosso heritage che abbiamo comunque nella moda, quindi sicuramente. I think you said it perfectly, is that we're here because of the ancient, you know, surroundings, and we were asked to come to this party as designers and kind of just circulate throughout this atmosphere and really just kind of let people know about our brand. That's the biggest thing. We're mainly in Italy because here you have beautiful fabrics. Yeah, beautiful construction that is done to really simulate what we kind of create in our minds onto an article of clothing, and that's how we draw our collections. And it's a beautiful thing. We really love it here. It's amazing. Yeah, I agree. Completely agree. So we started 2 years ago. It was basically from just T-shirts, and me and her were going back and forth because we really like to party, obviously, and. In New York, you have very beautiful clubs, and we started from her wearing my T-shirts and cutting my T-shirts to form her better. Yeah, it was like a super normal T-shirt, but the cut was so different and was attracting so many people, and so many people were asking us, where did you get this T-shirt? And it was a white plain T-shirt, but the cut was made by us. So that kind of started the whole idea, like, wow, we could actually do this for a living. And it started the passion, and since I'm Italian, we wanted to create a made in Italy product, which is really important for us, because also for the market we want to go in, which is the high-end, high-quality, luxurious market, we need to be here. That's where it happens, that's where magic happens, and we're very proud and happy to be in Italy. Questa sera per Amsterdam Fashion TV abbiamo una donna eccezionale, una delle fondatrici di Lungo Livigno. Ci devi spiegare, cara Leila, che cos'è Lungo Livigno? Lungo Livigno è una realtà che si trova a Livigno, una bellissima località in montagna, 1800 metri, ed è costituita da una serie di attività, di negozi e di hotel, che sono le attività di una famiglia, che è la mia famiglia, dove siamo sette fratelli con la mamma e con il papà. Quindi tutto nasce nel 1940, quindi con i nonni, in cui il negozio Giuseppino, uno dei primi empori del paese, garantiva la sopravvivenza al paese. E naturalmente garantire la sopravvivenza non vuol dire tanto parlare di moda o di fashion, ma di ciò che serviva per passare l'inverno, che era un inverno particolarmente lungo, freddo, eccetera.
ma accanto ai generi come la farina, le scarpe, la lana, non mancavano, per la scelta di questa mitica zia Giuseppina che da sempre ha coltivato il gusto della qualità e del bello, non mancavano i meravigliosi golfini di cashmere di tutti i colori, in tutte le sfumature, nonché la biancheria quella svizzera, i pigiami della Khalida, insomma tutte le cose che erano un po' che facevano lusso ma che appartenevano all'estero. Quindi questa è la storia, inizia nel 1940. Dopo oltre 70 anni la realtà si è consolidata, i negozi sono 7 e naturalmente l'evoluzione ha portato a negozi decisamente moda, decisamente che soddisfano le esigenze di un pubblico internazionale, perché Livigno è assolutamente una meta turistica internazionale per lo sci d'inverno, per gli sport estivi d'estate, dove la moda ci sta molto bene, dove i brand eccetera sono assolutamente interessanti. Parliamo dei tuoi progetti speciali. Tu sei una donna che ha creato un evento, un progetto che avviene sempre all'inizio di dicembre. Potresti darci qualche informazione in più su questo tuo progetto? Beh, questo è un progetto che è un grande amore, che è una grande passione, ed è l'utilizzo della neve per qualche cosa che non sia, che non abbia a che fare soltanto con lo sport, ma l'utilizzo della neve per farlo diventare un materiale da plasmare per l'arte. Questo evento a cui ti riferisci è Art in Ice, che è giunto ormai alla 18ª edizione e da 18 anni vede artisti del panorama internazionale che vengono ospitati a Livigno per creare le loro opere d'arte di dimensioni gigantesche, più di 3 metri con la neve. La serata dei Dreamers continua. Questa sera siamo in compagnia dei giovani e abbiamo qui una coppia di designers che hanno ideato praticamente tutta l'illuminazione di questa meravigliosa serata. Volete parlare un pochino del vostro lavoro? Dove è iniziato? Come è iniziato? Insomma un po' la vostra filosofia. Io sono Lorenzo, lui è Emanuele, siamo due fratelli, veniamo dal Salento entrambi. La nostra scuola principalmente è stata il conoscere le realtà salentine che producevano la moda nel corso di questi anni. E da lì abbiamo deciso, il nostro sogno era realizzare il nostro brand abbigliamento, e dopo 10 anni di mia esperienza e dopo l'arrivo di mio fratello Emanuele, che ha 22 anni, lui e 28 io, abbiamo deciso di tirar su Dream Yourself, che è la nostra espressione del seguire i propri sogni. In questo periodo di crisi, di cambiamento più che altro dell'Italia, comunque del mondo fashion che c'è in Italia, cerchiamo di esprimere ciò che sono le nostre motivazioni per svegliarci la mattina e creare qualcosa di nuovo e di positivo e comunicare comunque qualcosa di nuovo e di positivo che ci possa aiutare a continuare a inseguire ciò che sono, insomma, i nostri sogni e realizzare ciò che ce li fa esprimere. Cosa avete realizzato in specifico per questo Dream Night? Abbiamo realizzato questa t-shirt che è stata consegnata in uno shopper a tutti i partecipanti. Abbiamo voluto esprimere la nostra filosofia tramite questo maxi schermo su cui sono state scritte le nostre frasi sul perché si sogna, perché è bello sognare e perché si è un dreamer e come si può essere un dreamer. Quindi solo con intraprendenza si possono raggiungere determinati sogni. Ringraziamo i Dreamers e continuiamo a sognare in questa meravigliosa notte a Milano, in questa splendida villa. Grazie. Grazie a voi, be a dreamer.